Secondo 0-0 consecutivo per il Notaresco contro un Sora coriaceo e aggressivo in una gara tutto sommato equilibrata, ma procediamo con ordine, i rossoblù arrivano all'appuntamento dal buon pari di Senigallia, il Sora invece va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Vasto Girardi per allontanare la zona calda. Mister Bruno recupera Scipioni che va ad agire tra le linee a supporto di Belloni, continua il percorso di riabilitazione per Di Bartolo che per ora è indisponibile anche per la gara odierna al pari di Francofonte. Mister Campolo deve rinunciare agli squalificati Gemini e Gubellini, ma può contare sui nearrivati Pecoraro e Marcucci, che inizialmente si accomodano in panchina. Terna Emiliano Romagnola, diretta da Federico Bruschi di Ferrara. Dopo 3 minuti Curtosi viene già chiamato in causa, il numero 1 deve rispondere con i piedi sul tentativo di Tribelli. Dall'altra parte risponde subito Forcini, che si accentra ma conclude centralmente. Simoncelli respinge. Per 20 minuti la gara resta vara di emozioni, con il Sora che mette in difficoltà i portatori abruzzesi con un pressing molto aggressivo. Al 27esimo Digilio conduce e serve Tribelli, che per la seconda volta prova a battere un attento Curtosi. Dopo appena un giro di lancette, lo scambio d'alta classe tra Marrancone e Belloni porta il numero 9 al tiro. Simoncelli si distende e salva. Il Notaresco alza il ritmo, al 33esimo prova a sbloccarla con Scipioni dopo un'azione personale. La conclusione si spegne al lato. Dopo 2 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre a riposo sullo 0-0 e le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa, che si apre con un colpo di testa di Capitan Pietrantonio dopo appena 30 secondi. La gara scorre sui binari dell'equilibrio, ma il Notaresco sembra più convinto rispetto alla prima frazione. Al 18esimo prova a sbloccarla a Bonfiglio dalla lunghissima distanza, con un destro che non impensierisce Simoncelli. Anche Tringali prova la conclusione da fuori alla mezz'ora, ma il risultato non cambia, nemmeno sul tentativo laziale, affidato a Veronne, palla al lato anche in questa circostanza. Nei 4 minuti di recupero non accade più nulla, al Savini Notaresco Sora termina con uno 0-0, giusto e appagante per entrambe.